Buongiorno, sono Gabriella Lofeudo, lavoro al centro di ricerca di olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura e in questa settimana ricorre la giornata internazionale della biodiversità e noi parleremo di biodiversità e olivi monumentali. Gli olivi monumentali sono costituiscono un patrimonio importante per la nostra biodiversità. E sono millenari e sono sopravvissuti a calamità, ad avversità, a malattie, a cambiamenti climatici, sviluppando dei caratteri di adattamento per i nuovi ambienti che si venivano a creare, tant'è che ancora adesso sono qui custodi della memoria a raccontarci la storia dell'umanità. La biodiversità dell'ulivo monumentale è una biodiversità ancestrale, antica, che parte dal mito di Atena, ci sono riferimenti biblici, pensiamo all'Arca di Noè, ma dalla Siria, l'origine dell'ulivo pare che dalla Siria sia partito per giungere in Italia, percorrendo un cammino lunghissimo, lambendo vari stati del bacino del Mediterraneo. Difatti l'ulivo è il testimonial della nostra mediterraneità. Un patrimonio inestimabile che percorre tutta l'Italia. In Sardegna abbiamo il Sozzastro, un rigoglioso albero monumentale di quasi 4.000 anni, che la leggenda racconta fosse rifugio di spiriti notturni. C'è l'olivo della strega in Toscana, questo olivo maestoso dove la notte di San Giovanni, 23-24 giugno, nel Medioevo, si riunivano le streghe. L'olivo di Sant'Emiliano, a Trevi, di cui è protettore il santo, è stato martirizzato e decapitato ai piedi di quest'albero, allora era un giovane albero, e ai tempi della persecuzione di Diocleziano ai cristiani, ma abbiamo degli scenari splendidi in Puglia, dove questi ulivi millenari costituiscono il paesaggio della Puglia. Ne cito uno per tutti, l'ulivo pensante di Ginosa. In Sicilia abbiamo l'olivo dei templi vicino al Tempio di Giunone e in Calabria abbiamo un bosco di ulivi nella piana di Gioia Tauro, questo bosco che è un groviglio di rami, di tronchi, di arbusti quasi ad impedire il passaggio di chiunque voglia violarli. Ecco, questa è la biodiversità degli ulivi monumentali, coratina, leccino, carolea, cultivar che sono antiche e risalgono alla notte dei tempi. Questo può essere un percorso, un modello di sviluppo sostenibile, un intreccio di reti di moderne greenway per conoscere il nostro paesaggio e nello stesso tempo riconoscere la nostra biodiversità.